Gran Sasso, i volti segreti dell'inverno è il titolo del numero 14 di Abruzzo Naif, che esce a distanza di qualche mese rispetto all'ultimo numero. Ne parliamo con il caporedattore Veronica Bucci. È davvero con grande entusiasmo che la nostra casa editrice ha affrontato questo nuovo numero di Abruzzo Naif, che è giunto ormai alla 14ª edizione. La caratteristica di questo nuovo numero è quella di porsi con un taglio diverso rispetto ad un protagonista d'eccezione, il Gran Sasso d'inverno. Questo massiccio si presenta nella stagione invernale davvero in maniera affascinante e misteriosa, e quello che abbiamo voluto fare è offrire ai nostri lettori un'immagine diversa di questa montagna. Se infatti si abbandonano le piste battute e gli impianti, è possibile infatti imbattersi in una montagna e in una natura selvaggia e silenziosa. Questi angoli e queste cime sono sicuramente molto difficili da raggiungere e sono la meta preferita di quegli alpinisti che praticano i cosiddetti sport estremi. Il Gran Sasso si presta perfettamente infatti a sport come l'alpinismo, lo sci alpinismo, all'arrampicata in generale e in particolare all'arrampicata su cascate di ghiaccio. Chiaramente questi posti sono molto difficili da raggiungere e uno dei punti forti di questo numero è stata la collaborazione con un alpinista. Questo ci ha permesso di avere a disposizione delle immagini eccezionali di posti irraggiungibili ai più, ma soprattutto immagini di svariate peripezie che questi alpinisti compiono d'inverno su cascate di ghiaccio che si formano di rado e che sono anche difficili soprattutto da scalare. Le immagini sono anche accompagnate da un testo attento che spiega intanto le motivazioni che possono spingere queste persone a praticare questi sport cosiddetti estremi, ma spiegano anche le difficoltà e l'attenzione, la cautela e la prudenza con cui queste cime vanno affrontate. È necessaria una conoscenza tecnica attenta del territorio, del clima, delle condizioni atmosferiche, perché la montagna non perdona, va assolutamente affrontata con sicurezza. Quindi solo una attenta conoscenza ed esperienza del territorio può permettere di affrontarla con minor pericolosità. E sono posti che sono comunque raggiungibili soltanto da alpinisti esperti. A questa parte, diciamo, difficoltosa e misteriosa abbiamo voluto invece accostare una parte dedicata a quel Gran Sasso che i nostri lettori potrebbero anche voler visitare. Quindi uno sguardo a tutti quei centri, quei piccoli paesi che sono abbracciati dal Gran Sasso, sono immersi nel Gran Sasso e che possiedono svariate ricchezze, da quelle enogastronomiche, artistiche e storiche. Con questo numero vi diamo appuntamento alla bella stagione, quindi al numero estivo, e vogliamo farvi un invito, quello di venire a visitare il nostro stand presso la fiera di Ecotour che si svolgerà dal 7 al 9 maggio al Palacongressi di Montesilvano. Ricordando quest'ultimo numero, è stata una rivista che ha richiesto un gran lavoro. Certamente il lavoro è stato tanto, soprattutto dal punto di vista fotografico, perché è un testo che è un lavoro che ha portato questi alpinisti a scattare numerose fotografie in posti davvero difficoltosi, quindi immaginate questi alpinisti arrampicati che si sono anche dedicati ad aiutarci nell'apparato fotografico. Qualche anticipazione sul prossimo numero dal Gran Sasso, dove andremo? Anticipazioni non se ne possono fare di specifiche. Sicuramente adesso dalla natura ci dedicheremo all'arte. E non
posso non ringraziare le amministrazioni comunali che hanno permesso la realizzazione di questo progetto editoriale: Montorio Alvomano, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Barisciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte e la comunità montana Campo Imperatore Piana di Navelli.